Sbloccare le opere pubbliche per far ripartire un settore, quello delle costruzioni, che ha pagato più di altri gli effetti della crisi economica. È l'appello che i sindacati di categoria di CGIL e CISL UIL lanciano poche ore dallo sciopero nazionale indetto per il 15 marzo con manifestazione a Roma in Piazza del Popolo. Perché serve far ripartire quei cantieri che oggi sono sospesi o non mai partiti, che sono circa 600 cantieri a livello nazionale, di cui 27 come grandi opere importanti, che una volta partiti possono creare circa 400.000 posti di lavoro. Dalla Valtellina siamo organizzati per essere a Roma, scenderemo con il treno e ci aggregheremo a tutti i colleghi della Lombardia, con treni e anche bus, e porteremo chiaramente quello che sono le stanze anche della provincia di Sondrio, perché anche la provincia ha bisogno che ci siano assolutamente dei cantieri che partono. Pensiamo che comunque il settore dell'edilizia sia un settore che vada rimesso al centro, perché è stato trascurato per troppi anni. Non dimentichiamoci l'indotto, e l'indotto dell'edilizia porta con sé tutto quello che è il nostro settore. Lo sciopero non è solo dell'edilizia, è del tutto il settore delle costruzioni. Quindi dai cementifici, dai manufatti in cementi, dal legno e dal lapidio, settori a parte quello del cemento che comunque in Valtellina sono ben presenti nel territorio. In Valtellina abbiamo un sistema di dissesto idrogeologico, quindi vanno fatti degli interventi mirati. In provincia di Sondrio una grande opera è stata da poco conclusa, ultimata la tangenziale di Morbegno. Qua di Tirano è interamente finanziata e ANAS sta completando il progetto esecutivo. La situazione attuale in provincia di Sondrio, diciamo che l'anno passato è stato chiuso dignitosamente perché abbiamo avuto 3.000 addetti nel settore dell'edilizia e questo è stato anche un po' avvantaggiato dall'ultimo grande lavoro che abbiamo avuto, quello del pezzo della statale 38 che va da Cosia ad Ardenno. Il settore privato invece quello è ancora un po' in sofferenza nonostante i vari incentivi delle varie finanziarie varate dal governo e il mercato immobiliare è un po' fermo, salvo nelle zone di Livigno e Bormio dove logicamente con il turismo e lo sci le vendite ci sono ancora.